stiamo percorrendo questa viandanza che ci porta ci porterà fino a San Severino. Il tempo è bellissimo e siamo un po' emozionati a fare questa cosa, perché è un po' tra queste persone è come rivivere e camminare a fianco delle persone che stanno quotidianamente con noi, no? I nostri cosiddetti utenti, ma sono le persone che ci sono più vicine, che sono i pazienti, i loro familiari, le loro famiglie. Camminare come approccio alla vita. Con questa concezione, domenica 28 settembre, il movimento Hospice Marche ha promosso Viandanza, il camminare come metafora delle cure palliative. Il tragitto dai sanatori a San Severino, lungo quasi 22 chilometri, ha visto i partecipanti ritrovarsi in piazza Martiri di Bologna, ad Esanatoglia. Il percorso a piedi è partito da un luogo simbolo della viandanza, l'abbazia benedettina di Santa Maria delle Macchie, nei pressi di Gagliole. Siamo molto felici di ospitare stamattina questa iniziativa che parte dal sanatorio per raggiungere San Severino. Siamo onorati perché siamo convinti che nel lavoro delle persone che oggi sono qui e si radunano ci siano dei valori che noi consideriamo fondamentali anche nei servizi sociosanitari che vengono erogati ai nostri cittadini. La metafora dell'accostamento tra il percorso sanitario di accompagnamento del malato e il camminare che oggi vede questo gruppo di persone raggiungere Sanatoia, partire da Sanatoia per raggiungere San Severino, ci sembra un accostamento perfetto e ci fanno tornare in mente quei valori che secondo noi sono imprescindibili nell'erogazione dei servizi. Abbiamo avuto modo tante volte di vedere questa gente al lavoro e siamo convinti che la prossimità, la vicinanza, anche la condivisione, se gli ascoltatori mi passano il termine, siano una costante presente sempre nel lavoro di queste persone e siano una garanzia per il rispetto della dignità del malato, che secondo noi sono condizioni senza le quali non si può parlare di servizio. Se vogliamo dare un servizio a queste persone non possiamo dimenticare questi valori. Loro non lo fanno, ogni giorno condividono il percorso del malato, stanno vicino, lo accompagnano nei percorsi che la malattia gli presenta e ci rendono orgogliosi nel vedere come lavorano, con quanta professionalità, con quanta dedizione, con quanta abnegazione. Non sono frasi fatte per salutare un gruppo di persone che parte, sono frasi che nascono dalla convinzione di chi li ha visti al lavoro spessissimo, di chi ha anche condiviso certe situazioni e pensa in maniera molto forte che senza questo non si può parlare di servizio pubblico. Se vogliamo dare dei servizi pubblici dobbiamo decidere quali. Questi sono imprescindibili, sono fondamentali nei percorsi amministrativi e loro lo fanno con una professionalità ineguagliabile. Siamo ben felici che da Sanatoia parta oggi questa iniziativa importante lanciata dal Movimento Hospice delle Marche proprio per testimoniare questa territorialità anche della risposta sanitaria che deve esserci su un territorio, appunto. Questo tipo di iniziative sono importanti perché, ripeto, riuniscono, riaggregano un po' questi territori e danno la possibilità da un lato di scoprire le bellezze naturalistiche di queste nostre montagne, di questa terra maceratese che sono convinto se unito e convinto può anche rappresentare una importante risorsa sia turistica che anche culturale come risposta anche ai fenomeni di crisi che stiamo vivendo purtroppo legati
alla dismissione dei vari distretti della metalmeccanica o d'altro, e soprattutto una risposta importante perché deve testimoniare quella che può essere un aiuto concreto a queste iniziative che servono a dare risposta e concretezza a chi purtroppo soffre, che ha bisogno non soltanto di cure cliniche o chimiche o mediche, ma anche di quel sostegno psicologico e soprattutto di quell'assistenza morale che serve a dare forza e risposte più forti e concrete alle loro esigenze. Auguro a tutti i partecipanti una buona giornata, mi auguro che si possano ripetere questi momenti, e un saluto a tutti e buona passeggiata. L'evento, a cui hanno collaborato anche medici e infermieri di alcuni hospice marchigiani, si è avvalso del sostegno del Club Alpino Italiano, il CAI di San Severino Marche, della Fondazione L'Anello della Vita e dei comuni aderenti Sanatoglia, Gaglio, Le Matelica e San Severino. Durante l'intero percorso i partecipanti sono stati accompagnati da un fuoristrada predisposto dalla Croce Rossa Italiana, che ha assicurato la sicurezza degli intervenuti. Insomma, un lavoro di squadra in cui ognuno ha portato il proprio necessario contributo. Anche questo è lo spirito che guida il lavoro dell'Hospice, un centro residenziale di cure palliative. Si tratta di un luogo d'accoglienza e ricovero temporaneo nel quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale, affinché le viva con dignità, nel modo meno traumatico e doloroso possibile. L'obiettivo prioritario delle cure palliative è quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti, facendosi carico della persona e della sua famiglia. Accanto a questo mondo c'è una fitta rete di volontari al lavoro ogni giorno. Camminare come metafora delle cure palliative è un concetto che parte dalla filosofia di Frederick Gross, che nel suo libro Andare a piedi, filosofia del camminare, parla del camminare come un modo per restituire all'uomo la dimensione del tempo, consentendogli di guardare dentro di sé e di tornare a godere del paesaggio. Viviamo un tempo di velocità, dell'immediato, tutto subito, corriamo dietro alle scadenze. E siamo guidati dall'urgenza, ciò che è urgente, e ci dimentichiamo spesso di ciò che è importante. La lentezza ci invita a riprendere e dare l'importanza a ciò che veramente conta. Stare in ospice, accompagnare le persone a vivere intensamente l'ultimo periodo della propria esistenza, è proprio questo. Per questo il camminare è una metafora del movimento hospice, delle cure palliative, perché bisogna riprendere ciò che è importante, che è questo rapporto tra il mondo interiore e il mondo esteriore, le relazioni. Alla fine è questo che rimane, l'amicizia, i rapporti familiari e i rapporti con l'umanità, con gli esseri umani, con la storia della quale siamo i frutti attuali. Poi dobbiamo lasciare qualcosa di importante per gli altri. Penso che è importante lasciare questa possibilità di correggere il tiro di questa nostra civiltà occidentale, che è quello di non dare importanza a questo periodo conclusivo della vita. È un periodo importantissimo, tanto importante quanto la nascita, è un periodo di vita, come la nascita è l'inizio, è il morire è l'ultimo capitolo. È come se leggessimo un libro, poi quando arrivasse alle ultime pagine, no, non è importante perché tanto finirà, ma tutto finisce, e non finisce, e continua, perché continua la memoria che gli altri, i ricordi che hanno di noi, e continua i segni che abbiamo lasciato per il futuro. E l'umanità veramente lo merita. Forse gli esseri umani, nonostante tutte le guerre, le piccolezze, è veramente un miracolo, e possiamo fare tanto per questo pianeta, e ricongiungerci poi con le forze dell'universo che ci hanno creato.
like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long before you came. Questa mattina quando mi sono svegliato e ho pensato di venire qua, mi chiedevo, ce la farò? E arriveremo tutti, e sarà, vedete, molto duro questo cammino e anche questa salita. In realtà, da solo, se avessi dovuto fare questa strada da solo, oggi sarei stato non così felice, non così tranquillo. E questo gruppo, le persone che camminano a fianco a me, che mi danno la forza di continuare, di andare avanti e di soffrire anche quando la strada si fa ancora più dritta. E questo è quello, è la filosofia, ma non solo la filosofia, è l'essenza delle cure palliative: camminare insieme, andare verso. E oggi arriveremo a San Severino, in piazza, dopo una lunga salita e una lunga discesa, e troveremo anche qualcuno che ci aspetterà. Ecco, sapere che c'è sempre qualcuno che comunque ci aspetta, che condivide con noi questa esperienza. Noi in hospice, soprattutto a San Severino, diciamo che viviamo di questo, cioè questa è la forza. Tutto quello che riusciamo a realizzare in questo tempo è grazie alla, come dire, la solidarietà, la sensibilità di tutte le persone che ci hanno conosciuto e le persone che anche non ci conoscono ma che condividono le nostre idee. Stiamo realizzando adesso, proprio questi giorni, stiamo ritinteggiando tutto quanto l'hospice dopo 6 anni dall'apertura, e lo rifaremo con dei colori diversi, con dei colori più in sintonia con le persone che ci entreranno, perché daranno più tranquillità questi colori. Creeremo questa stanza multimediale dove ognuno potrà vivere le sue esperienze anche con la sua una certa privacy, in modo che l'individuo, la persona, l'umanità sia sempre più tutelata e venga sempre più fuori questo senso di non abbandono che ci porta avanti. E poi parteciperemo al Festival del Sopravvivere, che comunque è un'esperienza importante perché è un momento di ossigenazione per la nostra mente, per riprendere la forza di andare avanti nei giorni successivi. Sergio Giorgetti ha parlato del Festival del Saper Vivere. Infatti questa è come se fosse una lunga passeggiata verso l'inizio del Festival del Saper Vivere fino alla fine, che conta con la presenza di tanti filosofi, scrittori, teologi, scienziati, medici, artisti, far sì che noi possiamo renderci conto che saper vivere significa anche saper vivere fino alla fine. E invito tutti voi a partecipare il 10, 11 e 12, venerdì, sabato e domenica di ottobre, al Castello dell'Arancia a Tolentino. Oh,